Quando ho fatto il primo disco di questa miniserie, che però racconta due volumi, è successo nel 90, mi pare, sì, sono passati più di 10 anni. E sembrò una pazzia quando cominciai a raccontare in giro che volevo fare un disco registrato in diretta con un solo pianoforte, e sembrava davvero una cosa non tanto fattibile. E invece poi, proprio per quello che ripeto spesso, che amo che la musica arrivi in maniera diretta, l'ho fatto, e a distanza di tanti anni posso dire che è uno dei miei dischi che io stesso preferisco. Ci fu un collega che ricordo con grandissimo affetto, purtroppo non c'è più, e fu fondamentale il suo giudizio. Sto parlando di Ivan Graziani. Facevamo un viaggio insieme, non ricordo, era dal nord verso sud, e lui ascoltò dei provini che avevo fatto in casa di questo disco, di questo Voce Piano, diciamo numero uno, e si entusiasmò in una maniera contagiosa. Addirittura arrivò a dirmi: Franco, te lo stampo io a spese mie, ma lo devi pubblicare perché è bello così. L'idea iniziale era di fare delle registrazioni da regalare per Natale solo ai miei amici più cari. Non volevo farne una cosa pubblica. E lui invece mi disse: vabbè, i tuoi amici, vabbè, ma perché non farlo, non fai in modo che i tuoi amici diventino un po' di più, insomma, ecco, farlo sentire anche agli altri. E mi ha sicuramente dato una spinta perché decidessi appunto di pubblicare questo disco sicuramente coraggioso. Un artista, dici che sono un artista.